finisce con un emozionante 3-3 la sfida tra Arezzo e Udinese. Le Amaranto prima vanno sotto, poi rimontano e vanno in vantaggio 2-1, quindi la pareggio dell'Udinese, il nuovo vantaggio dell'Arezzo e la nuova rimonta della formazione friulana in un continuo capovolgimento di fronte. Ecco i gol. Tra fine, intanto palla per Veritti. Piace per Veritti, Veritti, Veritti con Tantonelli, Veritti, 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 il destro gol. E il gol dell'Udinese. Il vantaggio di Udinese è arrivato al 25esimo minuto. Palla da parte di Udinese, mentre Arezzo cerca l'utilizzazione da difesa. Attenzione a Di Fiore, gol! Il gol di Di Fiore! Il gol di Di Fiore! Pareggio dell'Arezzo con Nocchi, che mette al centro un bel cross. E Di Fiore con il piatto destro pareggia l'incontro. 1-1 fra Arezzo e Udinese, Di Fiore. Attenzione, Verdi va in dribbling. Serve poi Nocchi sulla sinistra, un passo di Nocchi, invece al centro, Nocchi, Nocchi, al centro Nocchi, destro, e gol! E gol di Nocchi! E gol di Nocchi, un gol pazzesco! Un gol pazzesco di Nocchi, al 38esimo, pazzesco il gol di Nocchi, che dà alla sinistra, ubriaca con una serie di finte, nobile, poi va verso il centro, salta anche Piovesan, e spingisce di forza, la palla in rete. 20 secondi al termine del primo tempo. Vediamo quanto conciderà anche di recupero il direttore di gara. Angolo, il colpo di testa e il gol. E il gol, il pareggio da parte di Blasoni. E termina qui anche il primo tempo. Tiene la palla in campo, Baracchi ancora a cercare Nocchi, il colpo di tacco magistrale per Di Fiore. Che va a cercare con Mattiacci, Mattiacci, Mattiacci e gol! Il gol di Mattiacci! Il gol di Mattiacci! L'Arezzo torna in vantaggio con Mattiacci! Al 16esimo minuto della ripresa, Mattiacci! Ultimo giro di orologio. Un minuto al termine della gara. Tellini, attenzione! La palla rimane lì, Zitter, il destro, gol! E il gol, è arrivato il gol di Zitter, proprio nel finale. Al 48esimo Zitter da fuori aria. Qui con Nazarena Griglia, netice dell'Arezzo, una partita roccambolesca quest'oggi contro l'Udinese. Cos'è mancato alla squadra per portare a casa la seconda vittoria consecutiva qui a Laurentini? Ma cos'è mancato? È mancato che le partite si possano chiudere, non l'abbiamo chiusa e... è spiegabile perché insomma io ho contato due tiri, tre tiri forse, hanno fatto tre gol, è una pecca di questa squadra, cioè se avessimo vinto le partite, togliamo gli ultimi minuti, forse avevamo 7, 8, 10 punti in più, quindi peccato perché credo che le ragazze abbiano fatto una bella prestazione, soprattutto il primo tempo, di grande intensità, di qualità e dispiace, mi dispiace veramente tanto, però questo è il calcio e bisogna pensare alla prossima. Comunque un punto che ha consentito all'Arezzo di prendere la salvezza matematica, adesso si può anche cercare di lavorare sui ragazzi più giovani, magari anche nel proseguito di questo campionato di Serie B. Sì, ma penso che noi avevamo come obiettivo al di là della salvezza, che comunque è stata raggiunta, ma credo che le ragazze hanno le potenzialità per poter aspirare anche a un posto, cioè noi... L'obiettivo era arrivare seste perché comunque c'era il Perugia che era a tre punti da noi, era fattibile con tutte le partite che ci sono, peccato perché, ripeto, a livello di prestazioni non ho nulla da rimproverare, gestiamo alcune fasi di gioco male perché anche come abbiamo preso il gol del 3-3, una palla innocua che bastava appoggiare al portiere, è andata così, peccato veramente.